Ciao a tutti, siamo qui per parlare del primo appuntamento con una bella ragazza romana di nome Arianna, e Daniele. che di esperienza ne ha da comprare. Dove andare al primo appuntamento? Da buon ingegnere, posto collaudato, posto sempre lo stesso. No, beh, perlomeno. Alle donne piacciono i dolci, oppure piacciono i posti romantici, quindi se è inverno cioccolata calda, se è estate aperitivo in spiaggia. Mai avuto i primi appuntamenti d'estate, quindi sempre solo cioccolata calda. Per il primo appuntamento io direi no al cinema, una passeggiata in centro che sia lungomare, però passeggiata. Perché almeno così si è in, cioè si è in tranquillità e si può fare due chiacchiere e conoscersi, perché Come vestirsi? Per quanto riguarda l'uomo, magari una camicia, dipende dall'occasione poi alla fine, e poi dipende anche con chi esci, perché se magari esci con gente a cui non piacciono le camicie, o a cui non piacciono le magliette, o a cui non piacciono. Oppure come. Comunque l'importante è essere se stessi, con questa frase si va ovunque. secondo me per l'abbigliamento del primo appuntamento non bisogna eccedere, ovvero se vi porto a cena fuori non mi mettete la minigonna con i tacchi, per favore, ve lo chiedo. Quindi vestitevi semplici, magari un jeans, una cosa più carina sopra, una giacca, un blazer, però non eccedere. Chi paga il conto? Io, un po' rassegnato, un po'. Ma bisogna far vedere di essere facoltosi quando non lo sia. Tanto non me lo diranno, ma a loro piacciono i soldi, quindi mi piace che pagate il conto. Paga ovviamente lui e vi prego non mi fate vedere che pagate o dite pago io, fatelo con nonchalance, con eleganza. E no, io non, da donna non vorrei pagare il primo appuntamento, se iniziamo già così come finiamo poi? Primo bacio, sì o no? No, se sei un gentleman aspetti almeno il terzo appuntamento, scusa, che sei una belva. Primo bacio dipende dall'occasione, dipende dalla situazione, dipende se quella persona la conoscevi già oppure no. Però io non dico no a priori, i tempi sono cambiati, si va avanti. Meglio di ieri, peggio di domani. No, peggio di ieri, meglio di domani. Argomenti da evitare. Beh, gli argomenti da evitare, immagino il calcio, immagino la ex, immagino quanto ami il tuo cane, a meno che tu non abbia il tuo cane appresso, quindi quello diventa un bellissimo argomento, di cui parlare. Ovviamente non parlate, vi prego, della vostra ex che era bellissima, che era fantastica, che era stupenda, perché tipo io me ne andrei dopo 5 minuti. E non parlate di calcio, di moto, di non lo so, di corse con le biciclette, di quello che vi pare, perché siete abbastanza noiosi. Parlate solo di borse, di mostre, di che devi parlare allora? Ma alle donne non glielo devi dire che non devono parlare di trucco o di abbigliamento, perché già ci arrivano da fuori. Infatti di solito in linea di massima non parlano. Situazione più spiacevole in cui vi siete Beh, trovati. naturalmente, hai un appuntamento con una ragazza bellissima, perlomeno dalle foto era così bellissima da internet, poi scende dall'autobus e naturalmente non è così bellissima come hai visto dalle foto prese da inquadrature studiate ad arte. E quindi inizi a fare giri di Viale Marconi come se fossero cronometrati, e quindi cerchi in modo di far finire il tutto in maniera breve e veloce. Trovarsi con una persona in cui il cui alito non era proprio dei migliori, diciamo, e quindi la conversazione non è stata proprio piacevole, mettiamola così. Cosa non si dovrebbe mai fare al primo appuntamento? Beh, abbiamo detto di cosa non parlare, come vestirsi, qualunque cosa, quindi cosa rimane? Il non arrivare in ritardo, ma invece no, dovete arrivare in ritardo perché dovete far capire subito che arriverete in ritardo sempre, perché se poi fate finta che invece siete puntuali, va a finire male. Non arrivate in ritardo, vi prego, per favore, e pulite la macchina, perché se vi presentate al primo appuntamento e andate a prendere la ragazza con la macchina sporca, non è che fate proprio sta grande impressione. E non portarsi ovviamente dietro l'amico, il fratello, la sorella, per favore, perché se è un appuntamento si presuma che siate voi due e basta. E boh, tutto qui. Ciao! Ciao!